Allora, andiamo di qua, giusto? Sì. Qua siamo tornati all'inizio, vero? Esatto. Esatto. Parliamo qua al... Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm setting the elevator for you. We need to talk. She's got that right. Ok. Quindi la scena... More of you? Really? Questi sono i kamikaze, vediamo di... però il fatto... Ok, li ho presi da dietro. Sì, facciamo talmente tanto danno che non possiamo usare sequestro. Guarda che raccolgo. Ok. È arrivata l'ascensore, sì. Ok. Andiamo. Qui non dovrebbe capitarci nulla. Ma arriva. Ah, ok, non è un nemico. Welcome to the party, ma'am. Marshall is right down the hall. Sì. Ah, ok, quindi qua... Fa vedere... Forse siamo a un altro livello. Si capisce un po' poco dal... dalla mappa. Beh, prima vado in bagno. Come sempre. Non c'è niente. Quello degli uomini. Ok. Ma qua, aspetta... Non siamo già stati? Sì, in fondo. Ah, ma sì che siamo già stati. Sì, infatti dicevo, il bagno li ho riconosciuti. Io mi ero intrufolato da qua tramite un sistema un po' insomma. Eh sì che ero già stato qua. Ecco qua il punto di controllo, ok, che prima no, non c'era. Sono arrivato prima del tempo, come forse avevo già detto. E secondo me sono ancora convinto che con l'ancora l'abbiamo battuta prima del tempo. Comunque. Fortuna e probabilità. Questo? Cosa fa questo? Cioè, non sta bene. Forse. Aspetta. Cos'è qua? Una pianta? No, cos'è? Era un quadrifoglio. Un quadrifoglio era forse? Non l'ho visto bene perché ho cliccato. Ecco Marshall. Vabbè, parliamoci, dai. Congratulations on your appointment, Director Faden. I'm Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zachariah is dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this phases her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My Rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Cioè, solo non è che dobbiamo dare Rangers, una mano. Let her through. Cioè, dobbiamo far tutto noi. Behind you. Sorry, but we can't risk a breach. Dobbiamo far tutto noi e basta, come sempre, non è che ci vengono in aiuto. Aspetta, qua ho visto. Questo è un ferro di cavallo. Ah, giusto, fortuna e probabilità. E quindi. Aspetta. Ah, così porta sfortuna. E invece così porta fortuna. Cosa del genere. Eh sì, quindi quello era un quadrifoglio. Beh, solita palla. Steals your soul. Don't worry. We've already sold.
Ah, l'abbiamo rimesso a posto. Ma io lo prendo. E qua dei fogli, porta fortuna. Qua. Ah, questo gatto, sì. Sì, sì, sì. Salgo sopra le cose. Qua di livello 5 non possiamo. Abbiamo solo livello 3, non possiamo neanche sfondare. Eh no. Vabbè. Ok, ripuliamo. Adesso un attimo, Questi mi attaccano un attimo. Non c'è la solita cassa. Ah, dicevo. Ok. Ah no, va che stanno combattendo. Sì, sì. Sì, sì, ma combattete. Io vado a dare un'occhiata in giro. No, non c'è niente. No. Siamo passati attraverso la porta. Va bene, dai. Andiamo a dargli una mano. I see rangers over there. We have to help them. Visione rituali. Madonna. Aspetta. Ma dove è andato? Ah, non lo... no. Ma tanto abbiamo un lancio talmente forte. Chissà. Oh, beccati il masso in testa. Cioè, io volevo provare l'abilità sequestro, ma facciamo talmente tanto. Aspetta, però vedi. Ok, che stiamo fermi. Io comunque preferisco sempre abbatterli e basta. Alla fine, ok. Ok, poi si muoiono. Che è? Oddio, ah. Questi sono di livello 3. Siamo diventati forti noi, ovviamente. Oh, pure di andare in giro. Dammi tutto. Possiamo purificare il luogo, sì. Ah, ne arrivano altri. Ah, capo. Vabbè, un boss. Aspetta. Vabbè, dai, un po' di danno. Il sega in testa mi sa che l'ho preso. Fine, fa parecchio danno, Va. Un fiore ho preso. No, ti becco. Ti ammazzo con un fiore. Ok, cosa è andato? Ok, dammi tutto. Vabbè, poi le mod le guarderò. Calma, un altro momento. Andiamo, adesso possiamo purificare. Come ci hanno preso in giro. Sì. Ok. Ottimo. Abbiamo qualche... no. Abilità no, creazioni nuove. No. Va bene. Allora, qua siamo... divisione rituali, sì. Noi dobbiamo andare di qua, vero? Esatto. Però c'è magari altro da vedere, aspetta. Tipo qua c'è un altro rifugio.
quella solita cava di rifugi. Vabbè, intanto qualche documento lo troviamo. Proprio che altro ci sono casse. Cos'è? Proposta di iniziative, ragazzi soglia. Con i recenti arrivi di... Ci sono certe mancanze nell'abilità dell'agenzia di educare e crescere un giovane. Ci sono altri con cui giocare e si aspetta che apprenda su nuovi concetti che incutono timore. Requisisce una lenta presentazione amichevole riguardo argomenti paranaturali. Con questo in mente, permettemi di introdurre Ragazzi Soglia, uno spettacolo televisivo in cui un cast di gioiosi burattini spiega i pericoli della vita nell'agenzia, ma mostra anche il lato divertente del paranaturale. Il budget richiesto sarebbe ridotto. Ho partecipato a dei laboratori di burattini al centro comunitario locale. Possiamo usare lo staff di ricerca per costruire i set, organizzare registrazioni e persino sfruttarli come doppiatori. Sarebbe un bene per il morale, garantisco, risponderanno positivamente a questi video. Non possiamo attenderci che si divertano con lezioni e persone in abiti da laboratorio, ma come la televisione ha dimostrato da anni, adorano i burattini. Ma a me i burattini non piacciono tanto, però. Fascicoli caso. Ah, giusto, illuminatore e radiografie, non l'abbiamo letto questo. L'oggetto è un illuminatore per esaminare le radiografie. Non è stato possibile rimuovere l'immagine dall'illuminatore. Informazione sull'immagine appartiene al paziente di nome M. L'oggetto permette ai para-utilitaristi di impadronirsi con la forza di un individuo. La vittima diventa M dell'aggressore, sarà alleato. Okay. L'effetto dura M. Una volta rilasciata la vittima, come risultato... una volta rilasciata la vittima come risultato del trauma fisico muore probabilmente, vorrà dire. Attualmente l'oggetto non è legato. Un custode di nome legato all'oggetto dell'ospedale Sant'Anne a gli occupanti dell'edificio sono stati rapidamente dal custode. L'agenzia ha inviato una squadra per la risposta dell'emergenza all'autore e l'oggetto. Il conteggio delle vittime di per i dettagli operativi consultare bla 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 bla. Ok, multimedia, quello che abbiamo, forse no, quello che abbiamo visto prima probabilmente. Ricerche archivi. Deviato IS. Il deviato IS si affida alle abilità paranaturali in maniera analoga ai girovaghi. Può usare la telecinesi come scudo usando gli oggetti nelle vicinanze e lanciandoli contro i bersagli. Queste entità sono particolarmente distruttive e difficili da uccidere, indicando un maggiore rinforzo all'interno della risonanza IS. Perché certi IS mostrano abilità paranaturali mentre altri si affidano alle armi dell'agenzia? È possibile che certe entità corrotte abbiano meno potenziale dell'ospite diventato un deviato IS? O forse un indice di evoluzione o maturazione della corruzione dell'IS? Ci sono fasi evolutive che devono ancora venire scoperte? E se l'IS prendesse il controllo di un ospite per un mese o un anno, o per un anno, gli ospiti muoiono dopo un certo periodo di tempo, la corruzione diventa troppo forte da sopportare per un corpo organico? Solo il tempo e lo studio ben documentato lo diranno. Fa riferimento a quante domande. Sì, il deviato IS mi sa che è quello... Ok, quello... La lancia astrale, cos'è? Ah, ok, sì, vabbè. Ho già visto. Va bene. Quello che abbiamo appena sconfitto, il boss forse. Va bene, allora, qua c'è il rifugio. Però qui c'è una zona con dei punti di domanda. Aspetta. Di qua, di qua. Cos'è? Laboratorio sincronismo. Laboratorio sincronismo. Qua ci sono dei manichini. Ma qua è rotto. La porta non si apre. Non c'è niente. No, no. Questo non... Beh, adesso per... Ah, ma perforato però, Ah, però è una gabbia, ma non si rompe. No. Qua. Test dello specchio. Andiamo.
Ah, è addirittura di livello 6. Mazza. In effetti, no. Possiamo andare. E noi abbiamo ancora il livello 3 a volte. Cioè, qua non c'è nulla da leggere o altro, no, sembra di no. Ok. Allora andiamo su di là. Dove sbucchiamo? Ah no, un'altra parte. No, non si rompe. Abbiamo qualcosa di più pesante. Uguale. Uguale, dall'altro lato. Niente, forse non porta a nulla. Eh no, c'è un documento, l'ho visto, ma... Sperimentazioni con sincronicità globale. Come test sono stati posizionati dei set televisivi in diversi luoghi in giro per il mondo all'interno di stanze decorate in maniera identica. L'ipotesi era che, alterando in maniera identica la decorazione di ogni stanza e successivamente cambiando il canale in ogni stanza tranne in una, la televisione impostata sul canale diverso avrebbe allineato spontaneamente la frequenza per passare alla stessa delle sue controparti sincronizzate. L'esperimento è sembrato un fallimento, finché non è stato osservato che gli agenti responsabili della preparazione e il monitoraggio delle stanze stavano provando lo stesso tumulto emotivo di un membro del team clinicamente depresso. Costui si trova nella parte est di... L'esame psicologico degli agenti ha dimostrato la correlazione. In modo interessante si è verificato il fenomeno di sincronicità, ma non nel modo previsto. Fa riferimento... Vabbè, facevano test... Comunque, e niente, no, quando avremo l'autorizzazione di livello 6, se mi ricorderò, spero di sì, andremo di qua. Di qua è bloccato, e di qua si tornerebbe in teoria nella parte centrale del laboratorio di ricerca, e allora proseguiamo di qua. Sì, rituale, lì ero andato. Virtual Office, forse sì, non mi ricordo. Ah no, no, qua non ero andato. A vedere. Possiamo, sì, sì, possiamo. Andiamo. Saliamo, saliamo, siamo nell'ascensore. Boh, siamo sbucati. Boh. Grazie per il documento, è stato d'aiuto. L'ho archiviato nuovamente con la ricerca sulla roccia nera in caso ti serva di nuovo. Sì, i video sono sempre interessanti, mi aspetto che la disponibilità si riduca in futuro. Tuttavia la mia analisi su questa variante di roccia nera appena scoperta ha raggiunto un punto critico, spero che tu possa occupartene. Darling, sei parecchio sotto pressione ultimamente, sono sicuro che apprezzerebbe qualsiasi supporto tu gli possa dare. Riguardo le analisi a te fornite, non ho altre domande. Grazie per la consegna rapida. Istinti saluti, specialista. Ogni tanto un documento bianco, cioè senza segni neri. Ok. La sfondiamo. Ok. Rituali. Ecco appunto. Disordine ossessivo compulsivo, accumulo compulsivo, disordini ansiogeni. Mentre certe manifestazioni di queste condizioni sono semplicemente il risultato di malattie mentali, certe volte gli individui stanno semplicemente eseguendo chiamati rituali. Il dei rituali può variare. Numerologia, logica dei sogni, perdita, formule verbali, azioni ripetute e legami causali sono solo alcune delle procedure coinvolte. Alcuni rituali sono coerenti, come tirare per tre volte la corda per accendere le luci quando si entra in un motel, ma altri sono imprevedibili. Mentre la maggior parte delle persone si affida a piccoli rituali ogni giorno, la grande maggioranza non capisce l'importanza di tutte le loro azioni. Evitare disastri, accumulare fortuna o semplicemente trovare le chiavi perse sono il risultato di rituali giornalieri. Gli individui che riconoscono un significato più grande di tutte queste azioni compulsive sono intrinsecamente consce del mondo paranaturale e, quando individuate, andrebbero prese in considerazione per l'impiego presso l'agenzia. Fai riferimento, ma cos'è? Ma stanno dicendo tipo, non so, che uno, se uno prima di uscire di casa controlla, non so,
tre volte di aver chiuso la porta. È un rituale, una cosa del genere. Boh. Vabbè, qua siamo. Ah, ma qua siamo. Aspetta. Dove siamo? Siamo sopra. Ah, sì. Però se io scommetto che se. Aspetta. Esatto, se io mi butto. Sì. Però mi butto, sì. Aspetta, perché qua. Ok, torniamo indietro e prendiamo l'ascensore. A parte il documento, non vedo altro. Quindi vado giù. Aspetta, va. Facciamo così. Ok. Vado giù e poi all'ultimo. Esatto, così. Evito i danni da caduta. Ok. Adesso andiamo di qua allora. Cos'è? Studi protettivi. Prosegui verso il laboratorio di ARH di Darling. Devo andare di qua. Però di qua magari c'è qualcosa. Beh. Questo non controllo sempre, ma no. Cioè il proiettile passa. Ah no, no, neanche. In questo caso è proprio un vetro, credo. Non vedo segni dall'altra parte. Vabbè. Va bene. C'è un registratore. Altered item number 52 AE analysis session 2. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. È la paperella di gomma. No response. Next, a series of solutions will be applied. Each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack! If you can understand my words. La paperella. No response. This concludes session 2. We'll need time to prepare further tests. È la paperella. È solo che. Siamo. Ah no, non è la stanza chiusa quella, quindi. Ah, da qui. Scommetto che da qui, però. Ci sarà un modo per sbloccarla, eh? Io spacco tutto, ma. No, niente. No, qua sicuramente no. Qui sarà. Sarà qui, ma non vedo. È chiusa, ma. Secondo me va premuto magari qualche pulsante, qualcosa. Sbloccare. La porta. Però no, non vedo pulsanti, a parte il registratore. A vedere, sì. Infatti. Ah, però. Forse c'è un percorso più avanti. Forse. Ok. Sì. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead or taken over by the hiss. Cos'è questo? C'è qualcosa qua, ma non lo so. No, qui non si può entrare. Ah, guarda lì. È un po' nascosta perché sono davanti le casse, però. Andiamo.
dove andiamo a finire qua. È la paperella. Che starnazza. Aspetta. In teoria c'è un passaggio, però se c'è non è visibile. Qua c'è una cassa. Non so, no, sto guardando anche in alto, ma no. Pure la mappa lo segna qua. Ah, lì, guarda lì. Adesso l'ho visto. Aspetta, solita tecnica. Qua è pieno di casse, guarda. Aspetta, facciamo una scaletta noi, guarda, Entra dentro. Ok. Allora, facciamo così. No, aspetta. Mettila dritta. Se riusciamo, anche così va bene. Sì, ce ne vorrà un'altra almeno. Guarda. Dai. Ok. La mettiamo sopra, vediamo se ci sta. Forse devo fare il contrario. Ovviamente, però. Aspetta. Aspetta, Vai. Dai, chiuditi. Ok. Un po' più su. Devo aspetta. Guarda, adesso dobbiamo fare la scala noi. Aspetta. Proviamo a fare. Andiamo, stai su. Stai su così. Andiamo. No. Ma porca. A parte che si è spostato tutto, però. Vediamo. No, ho sbagliato. Cioè, ho rilasciato, non ho premuto. È così. No, però sta in. Forse secondo me ne basta anche una, ma la devo mettere in verticale. Stata Jemmy. Stratagemmi un attimo. Un attimo perché qui devo fare un po' di prove. No, mi viene ovviamente metterla in verticale senza poter guidare. Niente, al contrario. Vabbè, provo a metterne su. Provo a metterla sull'altra. Va forse meglio. Se non si aprisse, però magari, sai. Proviamo un'altra, va. Un'altra. No. Ecco. Vieni qua. Basso. Ecco. Ma guarda, Basso, vai, dai che ci passi. Basta così. Dai che ci passi. Ok. 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 Vai, mettiamogliela sopra, ci proviamo almeno. Aspetta. Ok. Andiamo così, così. Ho storto. Va niente. Va. Guarda, però. No, ma dai. Un'altra, un'altra. Un'altra ed è fatta, Dov'è finita quella là? L'ho lanciata via un po'. Boh, chissà dove è finita. Vabbè, andiamola qua fuori. Aspetta. Dai. Ok, vieni qua. Ok. Ok, aspetta. Vabbè, qui. No, ho demolito tutto. Vabbè. Pure. Se riesco a metterne tre è fatta, riesco a metterne tre. Non è semplice. Guarda, aspetta. Ferma così. No. Sarò. Si potessero direzionare, sai? Non sarebbe male, però.
Vabbè, questa dovresti cadere in teoria. Fammi vedere se riesco a farla cadere. No. Non cade. Però di poco, però ci dovremmo arrivare. Dai. Dove ti arrampichi che non c'è niente? Ok, ce l'ho fatta. Un po' così, un po'. Ah, qua c'è la roba che ci fa male. Però se ci passo velocemente, se non è tutto contaminato, a vedere. Ah, infatti. Qua finiamo dove c'è la paperella, mi sa. Cos'è questo? Ah, una cassa nascosta. Oddio. Sono andato diretto. L'ho detto che qua finiamo dove c'è la paperella. Ah, ecco. Va aperta dall'altro lato, ecco. Disappearing ducks. Great. Ma mi prende in giro? È andata. Bah. Scusa, Dov'è? Ah, eccola lì. Vediamo, corro. Aspetta. Sento il suono. Paperella. Dove è finita? No, e... Ah, eccola. Ma mi... stavo per premere. Non la sento più. Ma... Ah, più indietro. Aspetta, proviamo a fare... Presa. Ok. Questo mi dà... Niente più starnazzamenti. Procedure per la paperella di gomma. Il contatto diretto con l'oggetto non è permesso. Durante la sua manipolazione è necessario usare guanti di sicurezza. Descrizione. L'oggetto è una paperella di gomma per il bagno di colore giallo risalente agli anni 50. Un singolo foro nella parte inferiore consente il passaggio di aria e acqua. L'oggetto produce un suono simile allo starnazzare di un'anatra. L'oggetto è in grado di percorrere distanze considerevoli a velocità sorprendente. Come riesca a muoversi è però sconosciuto. L'oggetto forma un per motivi sconosciuti con chiunque entra in contatto fisico diretto con esso e comincia a seguirlo, starnazzando con frequenza. Ciò ha portato un ricercatore di nome a entrare in arresto cardiaco. È bene considerare che, a causa dei problemi di salute della vittima, la reazione potrebbe non essere connessa all'effetto dell'oggetto. L'oggetto è stato presentato al settore ricerche per ulteriori studi. Vabbè, quindi niente. Cioè, mi hai dato un extra e basta. Tutto qua. Peccato, dai. Va bene. Andiamo di qua. Quindi, se qui c'è una cassa abbastanza imboscata, se non era per l'indicatore non la vedevo mai proprio. Qua. Ah, un altro... Ah, va. Ci abbiamo la soluzione qua, praticamente. Allora, però, questo dovrebbe stare così. Questo dovrebbe stare così. Ha fatto. Ok, posto. Madonna. Laboratorio R. ARH. Any idea how to make it work? Attiva il macchinario ARH. Ah, quindi diciamo questa roba strana, effetto strano, è diciamo quella voce che forse abbiamo in testa, non so, vabbè, che ci indica la via. Prismi di roccia nera. Sono formazioni uniche di roccia nera che si distinguono sia per forma che efficacia. Mentre la densità della roccia nera attenua le forze paranaturali, la struttura unica dei prismi conserva le frequenze nella gamma da a Hz, con una perfetta armonizzazione.
Questo rapporto analizza i risultati ottenuti concentrando un attraverso un prisma armonizzato su un Saranno analizzati e illustrati i metodi per l'imprinting su campi non fisici relativi a impregnandoli con le proprietà della risonanza armonizzata del prisma. Fa riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Vabbè. Aspetta, prima di cliccare lì. No. Qua. Sì, dove si va? Aspetta. Vabbè, telecamera, ok, no, niente. Vabbè. Configurazione, vabbè, da password forse. No, niente, un ufficio. Va bene, allora dai. Che succederà? Ah, la roccia nera questa, forse. Il prisma di roccia nera. Hello again, director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Riavvia i terminali a scheda perforata e attiva il macchinario ARH. Ah, ok, aspetta. Fammi prendere. Ah, qui c'è. Ok. Aspetta, magari c'è altro. Forse anche di sopra. Ah, per terra. Prima non c'era. Fammi vedere di sopra. Infatti. Ah, di sopra si attiva. Vediamo. Ah, e però come facciamo a sapere qual è la sequenza giusta? Forse qua. Però non so che in che terminale metterlo. Aspetta, fa vedere. Ah, guarda. C'è un 5, 3, 2, 1. Avevo visto... però non so comunque l'ordine. Non lo so. Comunque sono 5 allora. Sì. Proviamo, aspetta, facciamo una prova, non so. Al secondo, al terzo ci va. Allora, al secondo proviamo a mettere. Beh, il secondo. Questo qua. Ok, proviamo. Sono in ordine così, da uno da sinistra a destra. Al terzo mettiamo quello col. Each punch card should correspond to a terminal. Sì, questo l'ho capito. Proviamo a mettere questo qua nero. Ok. Però là in alto, che numero è? Il 4. 4. Boh, proviamo a mettere questo. Non so se è giusto, proviamo a vedere. E quindi il 5. No, però lì c'è la X. Forse. Whiteboard drawings may be important. Aspetta, l'uno, se non ricordo male, era questo. Proviamo. Ce l'avevo visto di sopra, non qua. Vediamo un po'. Funzionerà. No. Ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa, però. Il fatto è che sono simboli comunque diversi. Cioè, di qua con la lavagna di sopra sono diversi. Fa vedere. Ah no, vedi però. Al quarto. Sì, al quarto ho messo questo. Ok, ma il primo è diverso. Aspetta un attimo.
primo. Cosa che avevo messo? Eh no, ho messo questo. Ah, qua, guarda qua. Questa qua è quella che c'è in alto. Aspetta, però. Queste forse vanno invertite. Proviamo a vedere. Quella... Se non mi dai neanche una mano. Aspetta, questo era... No, questo era il C. Il 4. Ah, il 4 è... No, il 3 è qua. Qua. Il 3... Togliamo questa. Le invertiamo. No. Sì, le invertiamo. Andiamo. Ok, sì, dovevo invertire quelle, ok. Ok. È un buon segno, non penso. Prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Ok. We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Blackrock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. Sì, infatti. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. Però per lei non è... Don't call me director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this key card. Thanks. Livello 4, infatti. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. With just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Questa sembra una cava, però con un cielo strano. Boh. Va bene. Getti del putte. This will lead back to central research. Ah, abbiamo la scorciatoia. Bene. Però no, stavo guardando se abbiamo visto tutto. Ma vabbè, il labirinto no, decisamente. Vedo là un'altra stanza col punto di domanda, ma dalla mappa sembra isolata, quindi non saprei come raggiungerla. Però va bene. Comunque proseguiamo di qua, immagino.